Buonasera, bentrovati alla prima puntata di Vivere, il nuovo programma TV incentrato sui disagi e sulle nuove malattie che tormentano le nostre nuove generazioni. Cercheremo ogni volta, ogni puntata, insieme a un gruppo di esperti, testimonianze in prima persona, di raccontare le cause, gli effetti di come queste tematiche, ma soprattutto come affrontarle, a chi rivolgersi e come si svolge poi il percorso di cura. Vivere vuol cercare di diventare quindi la fonte dell'informazione per i nostri telespettatori e per chi cerca risposte in questi ambiti. Per questa prima puntata siamo al CERD di Arezzo, accompagnati dalla dottoressa Valentina Cocci, che ringrazio per averci dato l'invito e per la disponibilità. Grazie a voi. Quindi questa puntata sarà incentrata più che altro sulle dipendenze, dipendenze che tratteremo in modo generico nel riconoscerle, e anche approfondiremo le tematiche dipese dal gioco di azzardo, che più che altro va a affrontare la fascia adulta, le tematiche dedicate alle nuove tecnologie che forse vanno a prendere anche una fascia di adolescenti dove siamo in ambito più delicato. Esatto, esatto. Io partirei prima di tutto però da come riconoscere le dipendenze. Allora, diciamo che quando parliamo di dipendenze parliamo di un ambito molto variegato, perché si va dalle dipendenze da sostanze che vedono, come dire, il primo incontro in età adolescenziale, alle dipendenze invece da comportamento, dove non c'è una sostanza e però hanno e generano le stesse dinamiche delle più note tossicodipendenze, per cui anche per le dipendenze da comportamento abbiamo il craving, cioè il desiderio di giocare, abbiamo una sindrome astinenziale e abbiamo la perdita di controllo, e quindi la necessità anche di aumentare, per esempio con il gioco d'azzardo, il bisogno di aumentare i soldi spesi o la frequenza. Quindi quando lei dice come si riconosce, no? Se c'è un problema di dipendenza, per certi aspetti è più semplice con le sostanze, no? Perché c'è di mezzo, per l'appunto, una droga legale o illegale. Per le dipendenze da comportamento è un po' più difficile, pensiamo per esempio al gioco d'azzardo, esiste anche un gioco cosiddetto sociale, per cui io posso giocare in maniera occasionale, al gratta e vinci, piuttosto che a fare una scommessa sportiva, e non necessariamente a una dipendenza. Quindi come fa per esempio la persona a rendersi conto che non è più divertimento ma comincia a presentarsi forse un problema? Due indicatori ci sono. Innanzitutto il bisogno, per esempio, di giocare sempre di più e scommettere anche cifre più grandi, e il secondo indicatore, il sentire il bisogno di nascondere il proprio andare a giocare ai familiari. Quindi diciamo che le possibili vincite poi provocano un aumento anche di questa dipendenza. Esatto, questo è uno dei meccanismi che porta poi alla dipendenza da gioco, perché i giochi leciti sono strutturati in modo di avere tante piccole vincite. Queste piccole vincite inducono il giocatore, facciamo l'esempio del gratta e vinci, prendo un gratta e vinci da 2 euro, scopro di aver vinto, tra virgolette, altri 2 euro, invece che portarmeli a casa riprendo un altro gratta e vinci. Però aumentando la frequenza delle giocate e i soldi spesi nel gioco, ovviamente poi comincio a perdere. Certo. E nel momento in cui perdo comincia la rincorsa delle perdite, per cui vado a giocare non più per divertimento ma per cercare di ripagare e ripianare i soldi persi che non ho detto in famiglia. Diciamo, è quello il momento in cui poi si entra nel vortice da cui è difficile anche uscirne. Esatto, poi sicuramente è uno dei meccanismi, perché il giocatore si rende conto nel momento in cui comincia la rincorsa delle perdite che non si diverte più. Si parla di gioco, in realtà il giocatore problematico non si diverte più, non sente, come dire, più il piacere di giocare, ma il bisogno, cioè è indotto a giocare proprio per cercare di recuperare i soldi persi. Ecco, solitamente quali sono le fasce di età che si rivolgono al gioco di azzardo? Allora, guardi, per quanto riguarda la nostra utenza, quindi l'utenza che arriva al servizio, la fascia prevalente è quella tra i 40 e i 50 anni. In realtà però troviamo anche adolescenti che si sono rivolti a noi per un problema di gioco, e persone anche ultra ottantenni. Quindi diciamo però che il primo contatto con il gioco avviene spesso, come dire, in età adulta, o comunque sono giovani adulti che fanno il gioco
sociale, il gioco occasionale. Dopodiché, dopo qualche anno, se uno continua a giocare aumentando la frequenza e la spesa, può diventare un vero e proprio problema. Ecco, a quel punto poi entra di mezzo anche un po' la famiglia. Come fanno i familiari e chi comunque tiene a queste persone a accorgersi di questo sperpero, diciamo, anche un po' delle proprie risorse e anche del carattere, perché poi queste cose vanno a influire anche sul carattere. Come fanno a accorgersi e a chi rivolgersi poi successivamente una volta che hanno capito o presumibilmente il problema? Esatto, cioè lei ha notato una cosa importante, nel senso che nel momento in cui il gioco non è più divertimento ma diventa una malattia, ci sono dei segnali di cambiamento importanti. Il problema è che all'inizio, in quella che noi chiamiamo la fase di luna di miele del giocatore con il gioco, in cui spesso fa delle vincite, spesso la famiglia è coinvolta, ma magari godendo insieme al giocatore anche di queste piccole o grandi vincite. Poi a un certo punto il giocatore non si diverte più perché si accorge di aver fatto dei debiti e quindi rincorre le perdite e tende a nascondere il suo andare a giocare. La famiglia si accorge magari di bollette, non so, della luce, del gas non pagate, comincia ad accorgersi che cambia l'umore, spesso ci sono proprio alterazioni dell'umore, variazioni nella stessa giornata. Fa un uso del tempo un po' particolare, nel senso che il giocatore magari arriva sempre tardi dal lavoro, oppure mangia e deve scappare. E quindi ci sono tutta una serie di cambiamenti che, se la famiglia ha l'occhio attento, certo, comincia appunto a rendersene conto. Ecco, a quel punto poi un familiare a chi deve rivolgersi, a chi può rivolgersi anche? Esatto. Allora, il servizio pubblico ha un ambulatorio per il gioco d'azzardo e le dipendenze da comportamento che offre dei trattamenti gratuiti, quindi in ogni SERD, in ogni servizio per le dipendenze di tutta l'area vasta, quindi di tutti i SERD della provincia, c'è un ambulatorio dove ci sono che vanno dallo psicologo, il medico, l'educatore, l'assistente sociale, che mettono in atto dei trattamenti integrati per dare aiuto al giocatore e ai familiari. Ecco, poi nella seconda parte tratteremo anche con un servizio di un giocatore che è riuscito ad uscirne da questa tra virgolette malattia, di questa dipendenza, e poi trasmette tuttora, grazie a un'associazione, le sue esperienze a chi ancora oggi è rimasto dentro al vortice. Però, tornando a parlare di dipendenza appunto da gioco di azzardo, come si fa a convincere però un giocatore incallito a smettere o a farsi curare? Allora, dobbiamo tener conto anche del momento, della fase in cui il giocatore si trova, perché spesso arrivano i familiari dicendo che il giocatore non vuole venire, per esempio, al servizio. Allora si lavora insieme ai familiari per riuscire a portare anche il giocatore, facendo un lavoro di accompagnamento perché la persona si renda conto che è un problema, certo, che esiste un problema e soprattutto che è possibile uscirne, che non c'è da sentirsi in colpa, non c'è da vergognarsi, perché a tutti gli effetti è una malattia. Ecco, per quanto riguarda invece la fase adolescenziale, abbiamo parlato dei disturbi sull'adulto, possono essere, oltre che volte a sostanze stupefacenti o a gioco d'azzardo, c'è un nuovo disturbo, diciamo, che intraprende i giovani, che è quello delle nuove tecnologie. Sembra quasi un paradosso, le nuove tecnologie che tanto ci hanno facilitato la vita, però delle volte diventano anche grandissimi problemi. Esatto. Sempre di più infatti la fascia adolescenziale insieme, quindi i ragazzi insieme ai genitori, si rivolge a noi per dipendenze più legate ad internet. E questo nasce, come dire, da quella che è questo cambiamento, grande cambiamento sociologico, antropologico, nel senso che sempre di più siamo, si dice, in una società tecnoliquida in cui le nostre relazioni sono mediate dalla tecnologia, no? Noi stessi abbiamo, certo, i cellulari in tasca, non solo gli adolescenti. Il cellulare, per esempio, è un grande prolungamento, no, di noi stessi, ci permette di stare a contatto con gli altri anche a distanza.
e sempre di più, come dire, i ragazzi tramite internet trovano anche quella sorta di piazza virtuale che gli consente proprio di stare a contatto anche con gli amici, pur stando a distanza. E questo però è, come dire, è responsabilità anche di noi adulti, perché anche nel crescere i figli si dice che oggi i figli non si sbucciano più le ginocchia. E ora lei è molto giovane, ma ai nostri tempi, come dire, spesso avevamo le ginocchia sbucciate perché stavamo fuori, quindi, come dire, le nostre guerre, le nostre battaglie per crescere erano fuori, ai giardini. Oggi sempre di più invece anche le famiglie tendono a proteggere il corpo dei ragazzi, c'è l'idea che fuori l'esterno sia pericoloso e quindi i ragazzi si sono spostati su quelle che sono proprio le piazze virtuali, che non necessariamente sono negative di per sé. Però anche lì dobbiamo fare attenzione, perché per alcuni ragazzi queste piazze virtuali, ma gli stessi videogiochi, possono diventare occasione di gratificazione rispetto a un mondo reale che invece li mette in ansia, no? Gli crea conflitto, gli crea tensione. Ecco, e quali possono essere le conseguenze se il mondo virtuale diventa una dipendenza? Allora, diciamo che il rischio più grande, che noi andiamo anche a valutare nel momento in cui arriva un adolescente da noi, è il ritiro sociale. Nel senso che se noi troviamo un ragazzo, un adolescente, che pur stando magari su internet, chattando con gli amici, magari giocando ai videogiochi, ha però come dire, i suoi spazi di socializzazione fuori, quindi va a scuola, ha i suoi amici, esce, fa sport, allora siamo tranquilli. Nel momento in cui invece questo ragazzo comincia a ritirarsi dal mondo sociale e a preferire il mondo virtuale, questo è uno degli elementi che va attenzionato, quindi può essere un fattore di rischio. E sempre per riuscire poi comunque ad accoglierci, tutto il resto, ci sono delle associazioni, di cui parleremo anche nella seconda parte, che racchiudono diciamo la speranza, la salvezza dei genitori e dei familiari per riportare in retta via anche l'interessato. Esatto. Noi ad Arezzo abbiamo un'associazione di volontariato, che è l'associazione Mi Rimetto in Gioco, che è una grande risorsa del territorio, è nata nel 2007, da parte di alcuni giocatori che avevano fatto un percorso all'interno del CERT di Arezzo e con grande generosità queste persone hanno deciso di mettere al servizio degli altri proprio la propria esperienza e la propria storia. Allora, un attimo di break, un po' di pubblicità e poi torniamo insieme per approfondire il discorso dell'associazione Mi Rimetto in Gioco, di sentire le testimonianze di Antonio e Isabella che sono riusciti ad uscire dal gioco di parole, dalla dipendenza al gioco di azzardo e adesso stanno aiutando anche altre persone. A tra poco. Seconda parte di Vivere, ben ritrovati con la nostra prima puntata dedicata alle dipendenze, soprattutto dal gioco d'azzardo e dalle nuove tecnologie. Siamo al CERD di Arezzo con la dottoressa Cocci. Proseguiamo, dottoressa, allora il discorso che abbiamo aperto nella prima parte dedicato a Mi Rimetto in Gioco. Che cos'è, come funziona e come fare, tra virgolette, a entrarci? Allora, Mi Rimetto in Gioco è un'associazione di volontariato di giocatori e familiari che è nata nel 2007 da parte di alcuni giocatori che avevano fatto un percorso al CERT d'Arezzo, giocatori e familiari, e hanno aperto questo gruppo di autoaiuto che è aperto a chiunque sia interessato a confrontarsi con, non con gli operatori, ma proprio con giocatori e familiari che hanno avuto nella loro vita l'esperienza del gioco problematico e sono riusciti a uscirne. E, è una grande risorsa che collabora anche con noi del servizio pubblico e spesso facciamo esperienze anche di sensibilizzazione nel territorio, perché la possibilità di un giocatore
di ascoltare un altro giocatore che ne è uscito è sicuramente più incisiva e più efficace rispetto a qualunque altro. Sono quelle testimonianze dirette che poi possono portare anche a una persona a cambiare idea? Assolutamente sì, perché sono testimonianze che, in cui si porta la propria vita. Ci si mette la faccia e questo rende facile talvolta anche l'accesso, no? Proprio al gruppo di Mi Rimetto in Gioco, che poi collabora con noi inviandoci le persone e noi viceversa appunto inviando magari degli utenti al loro gruppo. Ecco, a proposito di Mi Metto in Gioco, siamo andati a intervistare Antonio, un ex giocatore che è riuscito grazie a questa associazione, grazie alla propria famiglia, a rimettersi, diciamo, nella giusta carreggiata. Andiamo a sentire le sue parole e quelle di Isabella, la familiare che una dei familiari che le è stato più vicino durante questo percorso. Che pensi solo al gioco e basta, quindi tutti gli altri problemi che in calcio si sia da mangiare, che non ci sia, te proprio te ne frega meno di niente. Antonio Bobini, 62 anni, aretino, da poco uscito dal gioco d'azzardo, un problema che viveva lui e la sua famiglia da ormai 7 anni. Prima giochi per vincere e la cosa quando vinci insomma ti carica. Ultimamente giocavo per passare il tempo, perché siccome a casa io non ci stavo bene, allora andavo a giocare e continuavo a giocare 2 ore, 3 ore. Io infatti l'ultimo periodo avevo cambiato anche le macchinette, che ultimamente da noi hanno portato delle macchinette che invece di giocare a 1 euro giochi a 10 centesimi. Quindi giocavo a 10 centesimi, neanche giocavo perché pigiavo l'automatico e stavo lì a guardarla. Quindi rimani, non è facile spiegare. Per me lì staccavo la spina, ero isolato, quindi nessuno rompeva le scatole e quindi stavo bene lì. È successo che siamo andati dal dottore tranquillamente e il dottore mi ha detto lei gioca. A quel punto lì dico sì, è inutile negare le cose. Loro erano preoccupati perché pensavano chissà che andassi in escandescenza come. E invece no, è stata una salvezza, perché poi ti rilassi. Io mi sono subito rimesso in competizione con la macchinetta perché loro hanno iniziato a controllare i soldi, quindi lei si è presa al bancomat, io andavo al giro con 5 euro, i soldi per la benzina, le sigarette e basta. Però dopo ci devi mettere anche un po' del tuo, perché io a loro gliel'ho detto tante volte, voi altri avete preso il bancomat, ma io se voglio di giocare vado in banca, li tiro i soldi e me li gioco. Quindi non è merito loro, però un po' di te ce lo devi mettere anche te. Perché all'inizio quando cominci a perdere le prime volte ti incazzi, quindi perdi il controllo, sei nervoso sempre e quindi sei sempre sotto stress. Il gioco ti serve per rilassarti, perché anche altri giocatori che noi abbiamo 3-4 riunioni ogni 15 giorni e quindi sentendo anche gli altri il problema è sempre quello, diventi nervoso, quindi non ragioni più, ti rilassi solo davanti a quel meccanismo che c'è e basta, che poi non serve a niente perché non ci puoi neanche parlare. Ecco perché forse ti rifugi lì, perché con quella non discuti, quella o ti dà soldi o te li infili. Quindi quando ti vedi la macchinetta e non ti dice più niente, io come ti ho detto prima, riesci a controllarti quando ti. Io ho guardato anche altri giocare, quindi quando non senti il bisogno di andare alla macchinetta, quando hai risolto i tuoi problemi, che siano con la moglie, che siano con i figli, che sia con te stesso, perché poi se riesci, tutti si spera, dice ma io mi controllo, non è vero, quando sei lì fili i soldi finché l'hai. Cioè non è che dici vado, gioco 10 euro e esco, non ce la fai. E arrivi a un punto che vincere o perdere per te è indifferente. Te per lì ci stai solo per rilassarmi, così eviti di essere nervoso, non discuti con nessuno. A chi si trova davanti a quella macchinetta per venirne fuori, che cosa si sentirebbe di dire?
l'unica è rivolgersi a questi centri, perché senza loro, da noi soli, non ce la fai. Se non c'è lo psicologo qui, io penso che sia una cosa difficile uscire da solo. Uscire da solo, perché se non ci sono loro, te pensi solo al gioco. Quindi se non riesci a trovare il problema perché giochi, non se ne esce. Ecco, quando vi siete accorti che era il momento di, diciamo, di chiedere aiuto? È arrivato un giorno, una domenica pranzo, che eravamo a festeggiare il compleanno di mia sorella, quella più piccola, e da una banale discussione è venuta fuori una lite abbastanza violenta, dove sono volate parole grosse. E la reazione sua è stata abbastanza forte. Dopodiché, da lì in poi, abbiamo veramente deciso di fare qualcosa, cioè o bere o affogare, o risolviamo il problema o veramente qui finisce male. E allora, con una scusa, lo abbiamo portato dal nostro dottore di condotta con il nonno paterno e il fratello, e a quel punto il dottore gli ha spiegato che non eravamo lì per il nonno, ma per lui, perché noi sapevamo che aveva questo grosso problema con il gioco. E quindi il dottore ci ha indirizzato poi nel percorso del SERD, dove abbiamo trovato una catena di persone qualificate che ci ha veramente dato una mano. E da lì c'è stata veramente la svolta. Un cambiamento veramente psicologico e anche fisico, perché era veramente arrivato a essere molto deperito, e quindi ha riacquistato anche chili, insomma, è tornato anche in forma, è ritornato la persona sorridente che era un tempo, e adesso è piacevole sul serio stare con lui. Io personalmente ero arrivata a non portare nemmeno più i miei figli a pranzo la domenica dai nonni, per evitare di metterli in un clima non troppo sereno, perché si sentiva, insomma, questo nervosismo che c'era in casa. Una volta, insomma, affrontato il problema come doveva essere affrontato, quindi avendo chiesto aiuto al SERD e alle dottoresse che ci sono dentro, io ho ritrovato il babbo scherzoso, i miei figli hanno ritrovato il nonno che li porta la domenica a mangiare il gelato, e insomma l'aria è cambiata tanto. Cioè, si può uscire nei giusti metodi, da soli diventa difficile, diventa, io credo, impossibile, perché noi ci abbiamo provato prima del SERD. E a livello proprio di figlia, no? Cioè, vedere un genitore in quelle condizioni, che cosa provoca? Sensi di colpa. A volte hai sensi di colpa perché ti rendi conto che c'è qualcosa che non va. Probabilmente sai anche qual è il problema vero e proprio, ma è difficile affrontarlo. E quindi magari a volte fai finta di niente, a volte lo trovi magari proprio al bar che gioca, ma non fai domande, perché è difficile magari sentirsi dire le risposte, perché dopo il problema lo devi affrontare. E però quando proprio non ne puoi più, quando proprio sei arrivata a aver toccato il fondo, e noi l'abbiamo visto toccare il fondo, a quel punto sì, a quel punto lo trovi il coraggio, per forza. Rieccoci in studio. Allora, Antonio è una persona che è riuscita, seppur con grandi difficoltà, a ritornare appunto nella retta via, grazie a una famiglia che l'ha sostenuto dal primo momento. È questa, diciamo, l'opzione, la marcia in più per riuscire a vincere la dipendenza? Guardi, assolutamente sì. La possibilità di avere una famiglia come ha avuto Antonio, che non ha puntato il dito, no? Ma addirittura si è presentata come una risorsa disponibile a entrare nel trattamento, è sicuramente uno dei fattori prognostici positivi, cioè significa, ci fa pensare che la persona ne possa uscire più facilmente. La famiglia per noi è il perno anche del trattamento. Facciamo infatti anche gruppi multifamiliari e percorsi anche in cui il cambiamento viene chiesto non solo al giocatore ma anche ai familiari, perché spesso il gioco d'azzardo, io dico, una sorta di coperta
che va in realtà a coprire altre tensioni, conflitti che magari non ha, la famiglia non ha voglia di affrontare. Nel momento in cui si supera il gioco d'azzardo, ecco che c'è da imparare anche nuove modalità di comunicare, di relazionarci. Ecco, e adesso lui sta continuando il percorso comunque con Mi Rimetto in Gioco e sta cercando di infondere appunto le sue conoscenze, la sua forza anche ai nuovi giocatori, insomma ai nuovi, nuove persone che sono andate lì, ex o ancora giocatori d'azzardo e non solo tra l'altro, perché Mi Rimetto in Gioco è anche un'associazione dedicata comunque anche ad altre dipendenze, giusto? Esatto, il gruppo di Mi Rimetto in Gioco, come il trattamento che offriamo al CERT d'Arezzo, in realtà è aperto anche a tutte le altre dipendenze da comportamento, quindi shopping compulsivo, dipendenza da internet, dipendenza affettiva e tutte quelle che sono dipendenze senza sostanza. Quindi se io fossi un familiare e mi rendessi conto di che il mio ragazzo oppure che mio padre sia entrato in questo giro, posso rivolgermi al CERT? In che modo? Allora, al CERT semplicemente telefonando, l'accesso è diretto, quindi non c'è bisogno di impegnativa del medico, e, i trattamenti sono gratuiti, quindi basta la telefonata al CERT di Arezzo allo 0575 255 943 ed è possibile fissare subito un appuntamento. Quindi il messaggio da lanciare, comunque non siete soli, c'è chi vi può supportare, chi può farvi uscire anche da queste malattie. Assolutamente, dalla dipendenza da gioco, così come dalle tossicodipendenze o da altre dipendenze da comportamento, se ne può uscire assolutamente. Allora, ringraziamo la dottoressa Valentina Cocci per la sua disponibilità e per averci illustrato quelle che sono le dipendenze trattate qua al CERT di Arezzo, struttura che ci ha ospitato in questa prima puntata. Noi ci rivediamo adesso settimana prossima per la seconda puntata di Vivere, dove tratteremo argomenti appunto legati alle nuove malattie che stanno un po' cercando di frenare le nostre nuove generazioni. Vi lasciamo con i prossimi appuntamenti di Arezzo TV. Grazie per essere stati con noi.